Onlus On Air, l'informazione solidale con Marina Leoni. Nexiv, il primo operatore privato del mercato postale italiano, nato nel 1998 con il nome di TNT Post Italia, ogni anno deve fare i conti con tanti pacchi spediti mai reclamati in giacenza nei suoi magazzini. Cosa farne di questa merce? Si può mettere all'asta per il secondo anno consecutivo insieme all'Istituto Italiano della Donazione. Così il ricavato andrà a qualcuno che ne ha bisogno. E in occasione del Giorno del Dono 2020, previsto per legge il 4 ottobre prossimo, progetto che ha preso il via qualche anno fa, l'Istituto Italiano della Donazione, IID e Nexiv lanciano la seconda edizione dell'asta benefica online a favore di hashtag DonaFuturo. Nexiv infatti rinnova così il suo sostegno al Dono Day 2020 e lo fa nel modo più concreto e affine alla propria mission, dando una nuova vita agli oggetti acquistati e mai reclamati dai proprietari. Decine di prodotti infatti verranno messe all'asta per 9 settimane fino all'11 ottobre attraverso un altro partner importante quale eBay e per la precisione eBay Beneficenza, e il ricavato sarà destinato a DonaFuturo, la raccolta fondi realizzata in occasione della giornata di quest'anno. DonaFuturo, lo ricordiamo, è una campagna nazionale che sostiene ogni anno le attività del Giorno del Dono, che sono tante. È un progetto innovativo che va a favore dei più deboli in Italia, un'azione concreta per celebrare la ricorrenza del 4 ottobre. La raccolta fondi dell'anno scorso, l'edizione 2019, sosteneva il progetto dell'associazione Mani Tese contro l'abbandono scolastico. Il ricavato arrivò a 36.000 euro. La raccolta fondi di quest'anno invece, come dicevamo 2020, vede protagonista l'associazione AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, con un progetto per tutelare il diritto alla mobilità delle persone con SLA. Un'asta dai molti risvolti positivi regalerà una seconda vita agli oggetti dimenticati che assumeranno un alto valore sociale, ridurrà l'impatto generato dalla macerazione alla quale sono destinati questi prodotti in giacenza e il ricavato andrà in beneficenza, un'asta solidale in piena regola. Gli oggetti sono tanti e molto vari: robot da cucina, dispositivi elettronici, accessori di moda. E Cinzia Di Stasio, segretario generale dell'Istituto Italiano della Donazione, invita tutti ad andare su eBay Beneficenza per partecipare all'asta degli oltre 160 oggetti di diverse categorie merceologiche e differenti fasce di prezzo per toglierli onorevolmente dalla giacenza e, soprattutto, per fare un grande gesto, cioè quello di donare. La merce online con una base d'asta pari alla metà del valore di mercato. Per ulteriori informazioni, istitutoitalianodonazione.it. Ma per l'asta andate su eBay Beneficenza. Ci fermiamo qui, incitando oggi allo shopping sfrenato solidale, e l'appuntamento con Onlus On Air si rinnovererà per domani, alla stessa ora, sul circuito radiofonico solidale. Grazie a tutti da Marina Leoni e buon proseguimento.